Lavorare su un personaggio realmente esistito ha dei grandissimi privilegi, ma anche delle grandissime difficoltà, perché comunque ti confronti con una realtà evidente a tutti. Quando ne parlarmo con Vilma di Galeazzo Ciano, io la prima cosa che gli chiesi è: Galeazzo, e come lo raccontiamo? Dal momento in cui abbiamo cominciato ad affrontare il lavoro, chiaramente abbiamo approfondito moltissimo di questi personaggi. Soprattutto abbiamo indagato tanto rispetto a quello che era lo stile di vita che facevano entrambi, che forse è stata la cosa che più mi ha sorpreso, che non mi aspettavo, di trovare due personaggi così molto più liberi dell'epoca che vivevano in realtà. Questo può sembrare un paradosso, però era così. Lavorare con Vilma è sempre un piacere, un onore. Lei aveva avuto questa idea, quindi mi piaceva addirittura aumentare questo rapporto con lo spazio, con la scenografia, che è minimale, nel senso che sono delle scenografie sospese in un teatro. Evocazioni continue di periodi, ma attraverso un non luogo, cioè quei luoghi che ti fanno ricordare un minimo quel periodo, ma non lo fanno scimmiottandolo, ecco. E quello è il cinema che preferisco. Abbiamo studiato tutti insieme una dimensione alternativa. È stata assolutamente un'esperienza diversa da tutte quelle che ho fatto fino adesso e molto arricchente, davvero inaspettata, perché non è stata la solita imitazione di. Proprio la visione che Vilma ha voluto dargli e alla quale noi abbiamo aderito, che ci ha dato anche una certa forza e sicurezza a noi stessi. La rievocazione che abbiamo fatto noi di questi personaggi sicuramente tiene anche molto conto della loro vita privata e del loro modo di affrontare la mondanità, ad esempio. Erano entrambi ai vertici della vita mondana e questo era un aspetto che piaceva molto anche a Galeazzo. Rispetto alla scelta di due attori freschi, giovani, estremamente moderni, si è cercato di uscire addosso a loro un testo molto complicato e comunque molto di quasi 100 anni. Loro sono giovani, incoscienti e forse lo erano anche gli altri, non so. Sono stati, credo, personaggi con una grande supponenza e nello stesso tempo che hanno vissuto un momento e delle situazioni sia nella vita pubblica soprattutto che nella vita privata molto più grandi di loro. Erano sicuramente due personaggi famosi e importanti. Quanto siano stati leve della storia, su questo nutro moltissimi dubbi. Partiti anche molto dalla visione di tutto il materiale di repertorio, e ce n'è tantissimo, per poi però distaccarci da quella visione, per interiorizzare le caratteristiche. Beh, i materiali sono belli, si sa, sono sontuosi, è un cinema pieno di comparse, è un cinema ricco. È un materiale straordinario, irripetibile, non solo per il periodo ma anche per la qualità. Diciamo che i protagonisti saranno tre, loro due e il materiale.